Scusateci, forse è meglio mettere un attimo in pausa, non trovo più il segno, aspettate. La passeggiata a piedi dai tatti alla gamberaia era praticata da Berenson insieme ad amici e ospiti. In quel percorso si situavano Bombagazzano e il suo schivo padrone di casa, Edith Wharton, amica della proprietaria, la principessa Giovanna Ghica, esalta i giardini di Villa Gamberaio in Villa Italiana, i loro giardini del 1903, dedicata alla scrittrice Vernon Lì, che abitava a Villa Palmerina, non lontano dai Tatti. Fabbri e le Saralle erano in rapporto con Like. Sargent ritrasse più volte e Henry James definì la persona più intelligente a Firenze. Denise ricorda la presenza alla gamberaia della pittrice Florence Blood di Mabel Doge e dell'Estate. In occasione della visita del 1907, il pittore francese mostrò i suoi quadri alla principessa Ghica e a Fabbri. Questi gli fece scoprire il mosaico del Carmine. Fabbri, che è un disincantato, un blasé, alterato non solo da sensazioni nuove, ma più alte, mi disse che mosaico gli dà qualcosa di altrettanto nobile che l'antico e che Cézanne è l'unico pittore un po' nobile del nostro tempo. Bagazzano è dunque il conquistato eremitaggio di Egisto, quello di cui ritrova il cappello, l'isolamento di Cézanne, la semplicità di San Francesco, il suo santo prediletto, il rapporto francescano con la natura, l'ideale di vita rustica e insieme gioiosa. Affascinabile Egisto. Nel saggio Pensieri sulla Chiesa Cattolica, egli propone il Cantico dei Cantici, nella versione di Henry Adams, in Mont Saint-Michel, anche in Chartres. San Francesco era stato fonte di ispirazione anche per Denis, che durante i frequenti viaggi in Italia si era recato in Umbria, ad Assisi nel 1904, all'Avvento. Anche Sopci aveva visto un'analogia fra Cézanne e Fattori, interpretati come pittori poeti sbocciati e fioriti intorno alla piccola tomba miracolosa di San Francesco d'Assisi. Pietre e canti. A Serravalle, paese sperduto nelle montagne del Casentino, fra Lavenna e Camaldoli, luoghi di profonda spiritualità francescana che avevano ispirato anche Denis nel 23 fino alla morte di Fabbri, dedicò tempo, energie e buona parte del suo patrimonio per progettare e costruire la chiesa dello Spirito Santo, oggi dedicata a San Nicolò, le case parrocchiali, il convento, la scuola elementare. Questo impegno di Fabbri va di pari passo con la conversione al cattolicesimo dalla religione protestante in cui era stato educato. Gli abitanti del paese vogliono prendere parte alla costruzione della chiesa distrutta da un terremoto, contribuendo con il lavoro delle loro mani, e mi hanno chiesto di fare un progetto. Questa chiesa è un bel soggetto, esiste nella mia mente come qualcosa che mi piacerebbe gradualmente portare alla perfezione in tutti i suoi dettagli. Lo stile romantico rappresentava per lui un esempio di rigore. Scusate, lo stile romanico rappresentava per lui un esempio di rigore che si adattava alla natura ascetica del luogo, anche se non è da escludere nella predilezione per quelle forme spoglie. Il ricordo
delle chiese protestanti della sua infanzia, egli radunò qui, montanari rustici e primitivi perché lavorassero in un clima di coralità medievale. La posa della prima pietra fu indimenticabile. Amesis, dappertutto regnavano l'allegria e l'entusiasmo. Mentre l'opera cresce, Amesis, alla prima idea viene ad aggiungersene un'altra, Amesis, il canto gregoriano. I vari scritti, Fabri sottolinea che nella progettazione della chiesa aveva avuto ben presenti le grandi abbazie francesi, in particolare Salus, Sales Mess, luogo di ispirazione di Justin Ward, il cui genio creò il meraviglioso metodo di insegnamento del gregoriano Amsis, che l'ha adattato alle capacità intellettuale dei bambini. Come lei, Fabri, era convinto che il gregoriano doveva recuperare il posto che gli spettava nella liturgia. Egisto fece venire a sue spese la Ward perché, insieme ad altri insegnanti della Pius Decima School di New York, diffondesse il metodo tra gli abitanti di Saraval. Il piccolo paese, ammazza. Il piccolo paese doveva diventare il centro di radiazione del gregoriano al di qua delle Alpi, come Salas lo era al di là. Lo studio del metodo da parte degli abitanti del paese procedette di pari passo con l'edificazione della chiesa. Cosicché per l'inaugurazione l'8 settembre del 27 esse furono tutt'uno. Egidio narra i sacrifici e l'entusiasmo di queste pericolose persone semplici, scusate, né ripetere centinaia di volte le difficili melodie. Alla fine il miracolo si compie, si diffuse e rimase nello spirito di tutti gli astanti un'impressione di voce angelica, di note soavi, leggere, di canti veramente celesti, staccati da ogni cosa terrestre. L'organizzazione della scuola di canto gregoriano di Saravalle fu affidata da Fabri alle suore Montellato e Servi di Maria di Pistoia. Si tennero concerti e celebrazioni liturgiche per diffondere e pubblicizzare la scuola e il metodo Ward in Italia. La fama raggiunta portò ad alcuni notevoli risultati: la fondazione di una nuova sede presso il convento dell'Eremita a Firenze, la creazione nel marzo del 29 dell'istituto di San Gregorio nella villetta chiamata l'Ermitage, dove nella scuola elementare le suore insegnavano ai bambini la musica gregoriana secondo il metodo Ward. Il mio desiderio è che l'opera continui a vivere e che rimanga in possesso di mio nipote e dei suoi discendenti. Custodita e sorvegliata come una fonte di vero bene, scrive Egisto a conclusione del testamento redatto il 20 giugno del 32. 15 novembre 28, 66 sono stati venduti oggi. 1928, scusate, Ernesti, Fabri, Ludolf, Diari. L'impresa di Saravalle consumò il cospicuo patrimonio di Egisto, che negli anni venti dovette affrontare un altro gravoso impegno economico, l'acquisto di Palazzo Capponi, in cui viveva con la famiglia. La situazione era molto penosa e per comprare l'intero palazzo l'unica soluzione era vendere i Cézanne. Ernestine rivela che quando Egisto alla fine decise di vendere i 12 quadri più importanti, Amesis, inviai un cablogramma alla mia amica signora Nicholas Murray Butler per capire se il Metropolitan fosse interessato ad essi. Lei rispose che il museo non era disposto a pagare una somma così alta. Alla fine fu pagato, ma mi si è un milione di lire in più rispetto al prezzo chiesto al Metropolitan. La transazione appare complessa e presenta degli aspetti oscuri. Da un documento manoscritto datato 28 novembre 1928 e firmato Tamaro de Marinis, che ne cura il trasporto e la consegna a Basilea, si ricorda che all'ultimo momento ai 12 quadri stabiliti se ne giunse un tredicesimo, l'autoritratto. Scrivendo a pace, la sorella afferma che Egisto non ha mai saputo che avesse comprato i dipinti. L'intermediario qui a Firenze gli dissero che il compratore desiderava rimanere incognito. Scusate, ma un paio di anni fa, a proposito di tre piccoli Cézanne che non erano stati venduti, Wildenstein di Parigi mi scrisse:
Se no, qui a Bu, achetez la magnifique collection de Monsieur.